Ciao a tutti, oggi vi parliamo di come il presidente Bonaccini, con la scusa di creare una nuova campagna comunicativa istituzionale della regione, in realtà stia finanziando con soldi pubblici quella che secondo noi è invece una vera e propria campagna marketing in vista delle elezioni. Un escamotage questo che ci è già costato 450.000 euro e che da qui alle regionali del prossimo autunno potrebbe arrivare anche a cifre ben più alte. Solo qualche mese fa infatti Bonaccini decide che questo, guarda caso, è il momento giusto per dare una svolta alla comunicazione sua e a quella della sua giunta. Come? Non gli bastano più i 2 milioni di euro l'anno, 10 in tutta la legislatura, che servono per pagare 18 tra giornalisti e comunicatori che lavorano nell'ufficio stampa della regione, ma decide di stanziare ulteriori 250.000 euro tramite bando da affidare ad una società esterna per una nuova strategia di comunicazione. Società vincitrice che lavora da sempre con le amministrazioni PD, la cui strategia comunicativa si incentra soprattutto su due temi: il reddito di solidarietà, che ormai è superato dal reddito di cittadinanza, e l'abolizione del super ticket. E oltre a prevedere video, invadenti sponsorizzazioni su Facebook, spot alla radio e in TV per far sapere a tutti cosa ha fatto la regione su RES e Superticket, Bonaccini fa inserire nel bando anche una frase sibillina, ovvero che oltre ai temi individuati, la società vincitrice in vista della fine della legislatura fornirà supporto per la realizzazione di altre campagne di comunicazione istituzionale, in base alle necessità che dovessero sorgere di informare i cittadini. E quali sarebbero queste necessità? Bonaccini i temi li ha già individuati tutti: patto per il lavoro, autonomia, i nuovi treni per i pendolari, passando per i risultati del piano aria, finendo con il record di turisti in Emilia-Romagna e molto, molto altro ancora. Tradotto, tutti i temi, di certo non recenti ma provati negli scorsi anni, che Bonaccini ha intenzione di riesumare e pubblicizzare in vista evidentemente della sua personale campagna elettorale. Ad oggi questo giochetto ci è costato già 450.000 euro di soldi nostri. Somma che, come detto, è destinata a moltiplicarsi, arrivando a toccare cifre anche molto più alte. Avete capito? Noi molto bene. Ecco perché solleciteremo per questo l'attenzione della Corte dei Conti per quella che a nostro avviso è un'operazione di propaganda elettorale mascherata da informazione istituzionale.